È vero, come tutti i canadesi, io ero appassionato dell'hockey sul ghiaccio. Oggi posso dire che non ho mai giocato calcio a un livello abbastanza importante di dire che il calcio lo conosco, perché non è vero. Negli anni 80 c'era questa lega importantissima negli Stati Uniti, dove ha giocato Chinaglia, dove ha giocato Pelé, dove ha giocato Beckenbauer. Loro giocavano con i Cosmos di New York, e Montreal aveva una squadra che si chiama il Manic di Montreal. Calcio era qualcosa di nuovissimo in Stati Uniti, però a Montreal c'è una comunità molto multiculturale che il calcio lo seguivano. Però, ti ricordi, negli anni 80 non è che avevamo i satellite e pay-per-view e roba così, allora il calcio non è che lo vedevamo. Per noi il solo calcio che esisteva qui in Montreal era questa squadra Manic di Montreal. Saputo è diventato un sponsor del Manic. Io avevo 19-20 anni, ero come la persona che era tramite la squadra e la sponsorizzazione. Allora piano piano mi sono buttato lì nel calcio. Dopo che la squadra ha fatto fallimento, c'era un'altra squadra che ha ricominciato, né una lega canadese. Ancora lì Saputo era un sponsor. Nel 92 questa squadra aveva la possibilità di entrare in una nuova lega nordamericana e non solo canadese, però il proprietario sia non aveva i fondi o veramente non era interessato, e lui ha chiuso la squadra di Montreal, e c'era questa opportunità di riprendere la squadra per questa lega nordamericana. Mi ricordo, sono andato a vedere papà e mio fratello dicendo: senti ragazzi, siamo sponsor, cosa ci vuole per essere un proprietario? Dai, ci buttiamo dentro. Infatti dal 93 che abbiamo l'Impact di Montreal, e devo dire che dall'inizio ho avuto l'appoggio di papà, ho avuto l'appoggio della famiglia, ho avuto l'appoggio di mio fratello, perché se siamo dove siamo oggi hanno visto che in un certo momento è diventato la mia passione, e volevo a tutti i costi assicurare che potevamo portare una squadra ai più alti livelli, che l'abbiamo fatto con l'entrata nell'MLS. Joey Saputo, giornalista. Allora, ritorniamo agli anni 80. C'è ancora oggi un giornale qui a Montreal che si chiama Il Corriere Italiano. Vedendo che ero sempre alle partite di calcio, il direttore del giornale mi ha detto: senti, se non ti disturba, puoi scrivere per il giornale anche in inglese sulle partite di calcio di Manic di Montreal. Ho detto sì, sono alla partita, scriverò una volta a settimana. E arriva una partita, sono lì nella tribuna della stampa e c'è il direttore di comunicazione del Manic di Montreal che mi viene a vedere dicendo: senti, però lei scriva? Ho detto sì, scrivo per il giornale italiano. Però scrivi ogni giorno? Ho detto no, io scrivo ogni settimana, ogni due settimane, dipende. Mi ha detto: scusa, però ti devo levare la tua pass perché non sei un giornalista quotidiano, allora non possiamo. Benissimo, quella era la mia avventura a livello scrivere per il giornale italiano qui a Montreal. Ha durato, non so, un mese, però adesso il direttore della stampa del Manic di Montreal, voglio vedere cosa gli dice adesso, vedendo che c'ho la squadra qui a Montreal.
Avevo questa opportunità di entrare nel calcio italiano. La trattativa è stata un po' complicata. Le mie parole valgono più della firma. Il nuovo Bologna comincia adesso.